Forse è il caso di tagliare i capelli. Torno subito. Meglio così? Sono appena stato dal parrucchiere ed è sempre una cosa molto piacevole. Però ci sono degli aspetti dell'andare dal parrucchiere che proprio non sopporto. Le 5 cose che odio dell'andare dal parrucchiere. Punto numero 1. Entro e mi fanno aspettare. Io questa cosa proprio non la sopporto. Primo perché arrivo sempre puntuale o addirittura in anticipo. Secondo perché per una sola volta io ho provato ad arrivare in ritardo dal parrucchiere ed ho preso un camion di parole. Secondo, passiamo al lavaggio. Questo punto si divide in due. L'acqua che scotta mentre ti lavano i capelli. Ma avrei sentito sulle mani, prima di lavarmi, che l'acqua è come la lava praticamente? E mi chiedono anche, scotta? Vedi, se me lo chiedi vuol dire che ti senti in colpa. Secondo bis, quando ti finisce l'acqua lungo la schiena. Che d'estate può anche essere in un certo modo piacevole, ma d'inverno è un vero fastidio. Terzo punto, ti fanno accomodare su una sedia che pare già una sedia elettrica. E questa cosa dovrebbe insospettirti. Infatti, appena ti siedi, ti mettono al collo una cosa strettissima che non ho mai capito a cosa serva stringerla così tanto. Quarto punto, siamo seduti con il telo sopra, che praticamente è un telo da sala operatoria. Pian piano questo telo si riempie di capelli e alla fine il parrucchiere cosa fa? Non è che te lo toglie piano piano per evitare che i capelli finiscano dappertutto. No, ci spara il phon contro, così i capelli finiscono sull'iPhone, sui jeans e sulle scarpe e sei completamente pieno di capelli. A cosa cazzo serve il telo se poi mi fai un dispetto del genere col phon? Quinto punto, e qui siamo colpevoli in due, perché il parrucchiere ti passa una lametta nella parte dietro del collo per pulirti, come è giusto fare. Però quando arrivi a casa ti dimentichi di questo e ti spari il profumo qui. E in quel momento inizi ad offenderti da solo. Queste sono le 5 cose che odio dell'andare dal parrucchiere. Se hai di peggio, scrivilo nei commenti. Per oggi ho finito, ci vediamo domani.